Da una storia bella e coraggiosa a un'altra, l'affido temporaneo di minori sta coinvolgendo 13 famiglie nella Bassa. Al termine di un percorso, Socialis ha raccolto una testimonianza di chi vive l'intenso ruolo come famiglia affidataria. Il tema dell'affido temporaneo è tra i fronti più delicati che l'equipe multidisciplinare di Socialis segue quotidianamente. Nel 2022 sono 13 le famiglie affidatarie coinvolte nella Bassa. Il ruolo di chi riceve temporaneamente un minore in affido è determinante. L'azienda speciale suzzarese ha raccolto nelle ultime settimane e condiviso la testimonianza di Gloria, una donna che da sola nei mesi scorsi ha accolto in affido una ragazza. Un'esperienza intensa, un legame che dalle sue parole non si esaurisce nel periodo di affido temporaneo. Ho scoperto di avere del coraggio, di avere capacità, quindi molta determinazione, di andare avanti nelle situazioni anche quando appaiono delle difficoltà. E ho imparato che avevo bisogno in alcuni momenti di avere delle persone di riferimento intorno a me, quindi ho chiesto aiuto, ho condiviso le varie situazioni con i servizi, gli assistenti sociali, i medici, gli insegnanti. Ecco, questa cosa è stata molto importante e la consiglio anche a chi volesse fare questa esperienza da single, come ho fatto io, di non chiudersi, ecco, in questo mondo ristretto di tu e il bambino, ma di aprirsi comunque alla comunità e cercare dei consigli anche presso persone che hanno avuto figli, hanno avuto esperienze. L'affido è terminato alla fine della scuola superiore, quindi quando la ragazza aveva 19 anni, ma credo che l'affido non finisca mai, ecco, come credo sia la stessa cosa per chi abbia dei figli naturali. È un legame che va al di là del fatto che i figli escano da casa, che si trasferiscano di città o di paese. È un affetto che dura tutta la vita, quindi io tuttora ho un rapporto molto bello con lei, anche se vive nella città dove frequenta l'università, e anzi il nostro rapporto credo che proprio in questi anni di distacco sia ancora più bello.